Conoscere lo stato e la qualità delle arcate dentarie prima di un qualsiasi intervento di impiantistica e farlo sottoponendo il paziente a quantità ridotte di radiazioni oggi è possibile all'ospedale San Raffaele Gio di Cefalù, nel palermitano. La nuova tecnologia utilizzata si chiama TC con Beam. Il grande vantaggio di questa macchina è che in realtà rispetto alle tacche tradizionali, dove si poteva pure studiare l'arcata dentaria con quella che veniva chiamata nel passato dental scan, oggi è stata superata con questa macchina perché la dose che viene erogata al paziente è un ottantesimo inferiore e quindi evidentemente capite che in un organo delicato come il capocollo, dove ci sono organi molto sensibili come la tiroide e altre strutture nervose per esempio, avere la possibilità di studiare con molta accuratezza l'apparato stomatognatico, come viene chiamato, quindi i denti e il complesso muscolare, diventa molto importante. Questa tecnica diventa assolutamente indispensabile per tutti i dentisti che devono prevedere in qualche modo un impianto, perché se non si ha uno studio accurato dello spazio che è presente per esempio nell'osso mascellare e non si sa la distanza, soprattutto con strutture molto particolari come il nervo mandibolare, il dentista evidentemente non può fare correttamente il suo impianto, quindi è una macchina propedeutica allo sviluppo di tecniche avanzate che garantiscono al paziente precisione di operazione e soprattutto una cura particolare senza avere effetti collaterali. Questo esame può essere effettuato con la prescrizione del medico di famiglia, il pagamento del ticket e la prenotazione attraverso il CUP dell'ospedale. Il servizio è partito da una quindicina di giorni e le richieste provengono da tutta la provincia di Palermo, ma soprattutto è chiaro dal comprensorio di Cefalù, a dimostrazione della sensibilità che hanno i dentisti di questo territorio a una macchina così avanzata.